di accettare i libri all'interno di una biblioteca o rispondere alle vostre domande. Posso inoltre esprimere semplici emozioni attraverso il colore del mio volto. Posso indicare, muovere la testa, le braccia e ricordarmi un volto. Le mie articolazioni funzionano grazie all'ausilio di 24 motorini coordinati attraverso ROS, Robot Operating System. Sono connessa ad un cloud che permette di aumentare le mie capacità e specializzarmi per specifici contesti di utilizzo. C'è questa sorta di particle che in realtà sono lettere e numeri. La nostra idea era quella che in qualche modo la conoscenza si esprime attraverso le lettere e numeri, una combinazione di lettere e numeri, e quindi questo particle, questo fluttuare di lettere e numeri, sia in qualche modo un modo che dà al robot la possibilità poi effettivamente di esprimere questa conoscenza. Il robot è interamente, come giustamente ha detto Alessandro, stampato con delle stampanti 3D, no? È interamente realizzato in ABS, quindi plastica. L'abbiamo realizzato qua a Cagliari a Pula, nel laboratorio di prototipazione di Salina Ricerca, che è stato un grande partner, diciamo, per questa avventura. Chi era Antonio Gramsci? Antonio Gramsci, nome completo, così come registrato nell'atto di battesimo, Antonio Sebastiano Francesco Gramsci. Rossana, prima legge. Un robot non può recare danno all'essere umano, ne può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno. Facciamo un po' di domande su qualche scrittore, perché effettivamente abbiamo detto che è assistente bibliotecario, quindi... Rossana, chi era Grazia Deledda? Grazia Deledda è stata una delle più importanti e influenti scrittrici italiane del XIX e del XX secolo e nel dicembre 1927 vinse il premio Nobel per la letteratura. Grazie della vostra attenzione.